avete scelto di protestare come già sta succedendo in altre città tipo Milano o Roma? Ma noi crediamo che il tema del diritto alla casa sia un tema molto importante, in quanto comunque molti studentesse e studenti nel momento in cui non hanno un luogo in cui studiare non hanno un diritto allo studio garantito. Quindi diciamo che il diritto alla casa è anche un sinonimo, no? Noi ci siamo uniti alla battaglia che sta facendo e ha fatto Ilaria davanti al Politecnico di Milano, perché crediamo che la casa sia un tema importante. Noi come UDU abbiamo iniziato e portato avanti questa iniziativa, come scritto in questo foglio, senza casa, senza futuro, perché senza casa appunto non abbiamo un futuro garantito. A Pavia il tema dell'emergenza abitativa è molto sentito, perché ecco, c'è ormai un problema abitativo a Pavia. Sì, rilevante, nel senso che comunque ormai uno studente medio non riesce a trovare casa perché ovviamente il mercato è saturo ed è costretto a cercare casa nei paesi limitrofi. Il problema è che ovviamente i paesi vicino a Pavia non sono non permettono di raggiungere facilmente il polo universitario, soprattutto anche la sera, nel momento in cui devono gli studenti studiare magari nelle aule studio o nelle biblioteche che sono aperte fino anche alle 10 di sera, e quindi uno studente non riesce a muoversi, ecco, in modo adeguato. E un altro problema, soprattutto oltre al prezzo delle case, è anche proprio la qualità delle case, in quanto essendoci sempre richiesta e quindi gli affitti vengono alzati a livelli altissimi, e soprattutto anche il tenore delle case è bassissimo, in quanto loro sanno che i proprietari non riescono ad affittare l'appartamento ad una ragazza o un ragazzo adesso, nell'arco di 10 minuti possono affittarlo a qualcun altro, quindi il problema è anche proprio a livello strutturale di case che ormai sono fatiscenti, vecchie, e molto spesso non rispettano neanche le norme, quindi ci vengono date delle case a livelli alti con una sicurezza molto minima. Ma il problema poi riguarda anche il costo del posto letto in una camera doppia, perché nel momento in cui uno studente lo ricerca il prezzo medio è di 250 euro, che è tantissimo, a differenza magari di un posto ovviamente in una camera singola costa 300 euro, meno di Milano, però diciamo che il confronto comunque fa evidenziare quello che è comunque un problema, no? Economico legato appunto agli affitti. Oltretutto perché a Pavia gli affitti sono a canone concordato, esatto, ma non tutti comunque. Non tutti, il canone concordato a Pavia viene rispettato, però il problema lo troviamo anche proprio nella posta e nell'offerta del postetto in camera doppia. E ovviamente poi ci sono pendolari che sono costretti a fare anche un'ora di viaggio perché non trovano un alloggio, o anche più ore, oppure stare direttamente a casa, perché noi siamo uno dei pochi atenei che ancora garantisce lo streaming, ma altre università questa possibilità non la danno agli studenti, quindi diciamo che molti studenti quindi sono costretti a seguire online nel momento in cui però vorrebbero vivere attivamente la propria università, che io credo che comunque l'università sia anche un posto per socializzare e conoscere le persone, quindi viverla in presenza è fondamentale. E allora